tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti dal sito Cosmetic for Less. Ho messo tutto qua dentro perché si tratta anche di essence e ho preso svariate cose, cioè ho preso quello che ho trovato sinceramente, perché sinceramente non c'era un granché, già era quasi tutto finito. Sicuramente Elisabetta R ha preso tutto. Quando lei fa un video, io provo l'indomani entrare nel sito e già è tutto svaligiato, quindi è stata lei, sicuramente è stata lei. Sto scherzando ovviamente, le mando un bacio. Allora, andiamo a vedere cosa ho preso. In caso i prezzi ve li scriverò giù nell'info box, perché ce l'ho qui, la fattura e tutto, però sinceramente mi secca e poi ho un po' di frettina. Allora, per prima cosa vi faccio vedere i pennelli, perché ho preso dei pennelli. Allora, prima di tutto ho preso questo set di pennelli della Essence, si chiama Crystal Dreams, ed è un set di 5 pennelli. E ve lo faccio ovviamente vedere. Hanno tutti il brush guard, vedete, hanno tutti la custodia e sono così, effetto tipo cristallo, non lo so come identificarlo. Hanno questa impugnatura tutta di cristallo e questi sono i pennelli. Ovviamente sono molto molto morbidi, come vedete. Per adesso non hanno perso peli, ma ovviamente c'è il lavaggio, quindi non si sa mai. Comunque questo è il pennello, ve li faccio vedere tutti mentre ci sono. Questi teneteli sempre, specialmente quando li lavate, perché metteteli dopo il lavaggio che il pennello ritorna nella sua forma ed è ottimo. Questo può essere sia per contouring che per blush, sempre bianco con la stessa fantasia. E poi abbiamo questi tre finali che sono per quanto riguarda gli occhi e sono questi qua. Questo a C, da sfumatura ed eyeliner. E questi sono i 5 pennelli per quanto riguarda Essence. Ho preso altri pennelli per quanto riguarda la Essence, ho preso questi qua che sono quelli nuovi e ho preso quelli che riguardano il viso, perché quelli da occhio, quelli da occhi non ce n'erano più. E ho preso questo qui che dovrebbe essere Precision Face Brush, quindi un pennello io direi da illuminante. E questo per quanto riguarda l'illuminante, molto molto buono. Il packaging è questo, è tipo soft touch rosa con la ghiera rose gold e le setole bianche, molto molto carino. Poi l'altro è questo ed è un face brush, sempre per quanto riguarda il viso, non c'è scritto per che cosa serve, ed è questo, abbastanza cicciottello, vedete, può essere anche per la cipria o per il blush. E poi abbiamo questo che ha una forma molto molto particolare, perché è abbastanza denso, veramente molto molto denso. Le setole sono ottime e vedete, è molto ma molto denso, mi piace tantissimo. E questo è l'altro, quindi questo potrebbe essere da fondotinta. Poi, per quanto riguarda i pennelli sempre di Essence, ho preso questi per applicare i glitter. Questi sono ottimi per applicare i glitter, perché veramente servono sempre. Poi, per quanto riguarda Essence, ho preso l'ultimo che è sempre un highlighter. Io ho tutti i pennelli per quanto riguarda la Essence, ma questo mi mancava e quindi l'ho preso, ed è un pennello per illuminante. Vedete, è abbastanza storto, ma adesso lavandolo metterò il brush guard e quindi diventerà come tutti gli altri. Ed è un highlighter brush, un pennello da illuminante, quindi da provare. Poi sono fissata con il correttore e con l'illuminante. Avevo preso un pennello da illuminante della marca Leni Brush ed è questo, vedete, questo qui. Vedete che ha le setole proprio a forma di tipo una specie di fiamma
ed è ottimo anche per applicare l'illuminante. E poi per quanto riguarda i correttori, io sono molto molto in fissa e quindi ho preso due pennelli, sempre della stessa linea, questi sono, sì. Questo è sempre della stessa linea, Laney Brush. Questo è LBF 15 ed è uno small contour ed è questa così. Io lo utilizzo o per applicare tutto il correttore o base su tutto l'occhio oppure per il correttore nella parte bassa. La stessa identica cosa vale per questo. E, non è fitto fitto come questo è leggermente più fitto e ovviamente la grandezza è diversa e mi servivano per il correttore sia per quanto riguarda la parte di sopra che la parte di sotto. Poi ho preso una base per una base bianca perché spesso i miei figli tipo per Carnevale o per Halloween li trucco e volevo una base bianca e quindi l'ho presa della Revolution Pro ed è uno sbiancante, nel senso una base direttamente bianca sul viso ed è ottima e la voglio utilizzare sinceramente, proprio ve lo dico anche perché l'avevo comprata, per utilizzare sugli occhi per evidenziare di più gli ombretti chiari, quelli più pastello. Poi, Stefania Passione Correttore, se non mi sbaglio sono solo due, sì. Stefania Passione Correttore, ho preso due correttori. Uno è, no, sono tutti e due di Catrice, sì. Ho preso due correttori di Catrice. Questo è un liquid shade waterproof, quindi è un correttore waterproof nella colorazione 020 Balance Soul, ed è questo. Lo apro perché questi li utilizzo. Il pennellino è questo. Vediamo se si vede qui nella magliettina bianca. È così. Vi faccio lo swatch. Ed è questo. E poi ho preso questo che è Instant Concealer con la spugnetta, che questo invece non lo apro, e che credo di provarlo direttamente qui sotto gli occhi, quindi vediamo come viene. Poi ho preso dei rossetti, ebbene sì, io sempre appassionata dei rossetti, ho preso i rossetti, questo è quello, il balsamo di Kiko, perché qua dentro? Ah, era finito. Allora, ho preso tre rossetti, due per quanto riguarda la Essence e uno per quanto riguarda Catrice. Allora, di Catrice ho preso questo con il packaging così nero, si vede qua? Packaging nero, ed è un Plumping Gel Lipstick nella colorazione 110. E ovviamente sono le colorazioni che uso io, che piacciono a me. È un plumping. Questi ad esempio a me piacciono, vedete, non hanno una scrivenza, sono leggeri e ottimi. Questi li utilizzo che li metto nella borsetta quando vado al ristorante oppure cena oppure sono in giro e tolgo il rossetto. Metto questo bello lucido, non c'è bisogno di mettere matita, lo utilizzo come un balsamo labbra e mi piace tantissimo l'effetto che mi fa perché non c'è bisogno di idratare perché è abbastanza idratante. E poi ho preso questi due dei Perfect Matte Lipstick, questi qua, nella colorazione 01 Memory e 04 Raise You Up. Allora, il Memory, lo 01 è questo. È ovviamente non è un colore che mi può stare bene, sinceramente, quindi non è per me. E l'altro colore è lo 04 Raise You Up ed è questo, ed è un leggero nude e anche questo ovviamente non è un colore che è per me. E questi sono i due rossetti. Poi ho preso tre prodotti per quanto riguarda. E ho finito. Allora, tre prodotti per quanto riguarda Essence, e sono questi qua. Questi tre. Allora, sono due Bloom Baby Blue, Baby Boom, che sono due highlighter. E poi abbiamo un blush highlighter. Allora, per quanto riguarda il blush highlighter, è questo. Il packaging è stupendo. Guardate che packaging c'è qua.
E questo è lo 01 Lilac U, ovviamente ho preso il colore Lilac e questo è il colore, questo che vedete qua. Ed è molto molto bello, è una specie di rose gold. Ed è questo, è un rose gold. E poi ho preso questi due che sono dei baked highlighter che hanno ovviamente questo è il packaging esterno semplice e questo è l'illuminante, cioè questo è lo 02 Rose. Guardate, cioè, ditemi voi se non è bello, proprio me lo dovete dire che non è bello, cioè guardate, la grana è più grossa al confronto di quello di poco fa. La grana è più grossa e questo è l'illuminante. Mi illumino di mensa. E l'ultimo che vi faccio vedere è lo 01 Days Me Glowing. Ed è questo. Vi faccio vedere. Sì, la grana è leggermente più diversa. Questo è più dorato, questo credo che lo regalerò. Non mi piace molto il colore. Vedete, è molto più abbronzato, io sono molto molto chiara. Credo che lo regalerò. Niente, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Cosmetic For Less. Ovviamente, come vi ho detto poco fa, giù nell'info box troverete tutti i prodotti con i loro relativi prezzi, quindi non vi potete sbagliare, li trovate tutto giù. Io per quanto riguarda questo video ho finito, quindi vi saluto. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono o non vi piacciono i prodotti e soprattutto volevo anche farvi vedere cosa mi è stato regalato da Cosmetic For Less, perché mi stavo dimenticando, ogni volta che voi fate un ordine, poi potete mettere le spese di spedizione con la scritta For Less grande e soprattutto vi fanno anche dei regalini che io non riesco ad aprire. Ecco, ci sono riuscita. Ed è questa, ed è una palettina di correttori. Io non la utilizzo perché non utilizzo questi prodotti in crema e quindi sarà in questo mega premio che vi sto preparando per quanto riguarda Instagram e YouTube. Niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate se vi va e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!